Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in visita al padiglione dove è l'Abruzzo, al Vinitaly, questo Abruzzo che sta cambiando e che ritorna in questa vetrina internazionale dopo ben 2 anni. 2 anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia, la produzione cresce anche del 25%, crescono le esportazioni, si rinnova anche l'offerta di mercato con nuove denominazioni. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Lo dimostra anche la grande attenzione e il grande successo che stanno avendo qui i padiglioni dei nostri produttori. Questa seconda giornata si apre con le degustazioni. Davide Acerra, qui c'è una sala importante. Sì, Vinitaly entra nel vivo con gli operatori, tant'è vero che oggi, da questa mattina, questa sarà la prima degustazione, ospitiamo una serie di masterclass aperte ai buyer stranieri. Questa alle mie spalle è la prima dedicata, riservata agli operatori dell'Est Europa e del Centro Asia. Oggi più tardi avremo una degustazione con gli operatori africani, per la prima volta ospitiamo una delegazione africana. Domani proseguiremo con gli americani, i canadesi, insomma è un programma nutrito per cercare di far incontrare domande e offerta, quindi le aziende abruzzesi, i vini abruzzesi, farli conoscere ai principali operatori esteri. Bene, mentre qui si degustano i nostri ottimi vini, vediamo le interviste con l'assessore regionale all'agricoltura e presidente del consorzio. Assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale, qui siamo in un punto fondamentale di questo padiglione dove ci sono i vini abruzzesi. Sì, siamo nello spazio dell'Enoteca d'Abruzzo dove ci sono solo qui 300 etichette complessivamente del nostro vinicolo e siamo all'interno del padiglione dell'Abruzzo. Quest'anno ci presentiamo con una grafica nuova proprio per dare il senso complessivo di quella che è la novità rispetto agli anni passati, un momento in cui si stava cercando di ripartire in maniera serena. È chiaro che le condizioni geopolitiche di questo momento delle criticità le mettono, però noi dobbiamo avere la capacità di guardare avanti, dobbiamo comunque tenere forte il nostro sistema e siamo venuti al Vinitaly 2022 presentando le novità e quindi anche la grafica, il senso della novità complessiva. Siamo venuti a presentare il modello Abruzzo, che è la definizione che ci è stata data dal tavolo nazionale vini un mese fa nell'approvare i nuovi disciplinari, e questi nuovi disciplinari saranno un po' la rivoluzione complessiva di tutto il sistema. Innanzitutto il principio generale sarà l'Abruzzo al centro di tutto quello che è il mondo vinicolo abruzzese, e poi ci saranno ovviamente le differenziazioni territoriali che saranno quel valore aggiunto che ci consentiranno di fare quel salto di qualità. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, alle nostre spalle la suddivisione dell'Abruzzo secondo le sue caratteristiche vitivinicole. Sì, ci troviamo in questo rinnovato Vinitaly dopo un periodo molto duro di pandemia, con grande entusiasmo e con una prima, diciamo, a presentazione, un'anteprima di quelle che saranno le appellazioni provinciali che avremo nel futuro delle denominazioni d'Abruzzo. Il cosiddetto modello Abruzzo comincia a farsi conoscere, ovviamente i vini oggi sono ancora senza le declinazioni che potranno avere in futuro, però la suddivisione del territorio e quindi le appartenenze, le identità distintive che abbiamo voluto introdurre all'interno del sistema d'Abruzzo cominciano a essere evidenti e destano curiosità. E gli eventi si susseguono qui al Vinitaly. Ieri c'è stata una consegna importante della medaglia Can Grande, il vignaiolo della cantina Colle Frisio di Frisa, Antonio Patricelli, per la regione Abruzzo, è stato appunto insignito del premio Angelo Betti Benemerito della Vitivinicoltura 2022 con la medaglia di Can Grande, ed era presente anche il ministro per le politiche agricole Stefano Patuanelli, oltre che l'assessore Imprudente. Il riconoscimento premia ogni anno un'azienda che si sia distinta per aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola del proprio territorio. Altri aggiornamenti, altre novità qui da Verona nelle prossime edizioni. Restituisco la linea allo studio.